Oggi realizziamo il cuscino di Natale. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi realizzeremo insieme uno splendido cuscino per il Natale, per arredare casa in maniera calda, coccolosa, tipicamente natalizia. Sarà facilissimo farlo e soprattutto non occorreranno ago e filo. Basterà una fodera vecchia di un cuscino e qualche gomitolo di lana. Prima di spostarci sul piano da lavoro, però, ti ricordo di attivare la campanella e di iscriverti se non sei ancora iscritto per non perderti futuri video di arte per te. Inoltre, ti ricordo che in libreria ti aspetta il ricettario dell'arte, il mio libro edito dalla Gribaudo. È un libro bellissimo, una raccolta di ricette che ti consentiranno di muoverti con agevolezza nel mondo della creatività e dell'arte. Valla a sfogliare in libreria e vedrai che ne rimarrai conquistato anche tu. Se invece non hai librerie vicino casa tua, qui giù in info box ti lascio il link per comprarlo online di tante librerie online che lo vendono. Vi ricordo anche di iscrivervi su tutti i miei canali, Due Cuori Una Cappa, Ombretta, il mio canale di cucina e di lifestyle, e sulla pagina Facebook, Instagram e TikTok. Ora basta parlare, andiamo a preparare il più bello dei cuscini di Natale. Spostiamoci insieme sul piano da lavoro. Ed ecco l'occorrente per preparare il nostro cuscino delle feste. Allora, della lana, io voglio fare un alberello sul mio cuscino, quindi lana verde in due tonalità. Poi, pistola per colla a caldo e relative stecche. Dei pompon o degli strass o qualunque decorazione voi vogliate applicare, vi consiglio sempre decorazioni in ambito tessile perché un cuscino d'arredo stiamo facendo, quindi una matita, un righello, forbici e forbicine. E poi come puntale sono indecisa se usare questa fascetta dorata o dei pompon che abbiano del dorato. Lo scopriremo solamente a fine tutorial. Sicuramente inserirò un sonaglino. E poi protagonista una vecchia fodera di cuscino, questa è proprio vecchia, guardate, ha anche un buchino, che non volendo buttare voglio riciclare e tenere come cuscino delle feste. Quindi iniziamo subito. Prendiamo la nostra fodera e pieghiamola un 4 cm da una parte e 4 cm dall'altra, giusto per lasciare dei margini che siano pressoché simili. Poi con un righello, lo metto qua in modo che possiate vedervi, fisso più o meno il centro qua e fisso il centro anche nella parte superiore. Questo naturalmente dipenderà da quanto grandi siano i vostri cuscini. La mia metà è 24 e mezzo. Nel lato basso decido quanto voglio fare largo il mio alberello e allora decido di lasciare 13 centimetri da una parte 13 centimetri dall'altra, e così quindi ho la larghezza di quanto voglio sia il mio alberello. Prendo il mio righello e comincio ad arrotolare su di esso la lana, per cui prendete un righello che sia largo almeno 3 cm. Allargate così la lana e poi stringetela sul righello in modo da creare una base con non troppe sovrapposizioni di lana, quindi. Arrivati alla lunghezza desiderata, taglio l'eccesso di filo, stando attenta a tagliarlo proprio a livello. Voilà. Quindi prendo la colla a caldo e la metto su tutta la costa superiore della lana. Quindi
la adagio proprio qui dove avevo fatto i miei segni. Voilà. Mentre si raffredda, taglio la parte superiore della lana. Tiro via il righello e abbasso la frangina. Voilà! Ora riavvolgo la lana attorno al righello con una dimensione leggermente più piccola, circa mezzo centimetro o un centimetro più piccolo per lato. Quindi faccio lo stesso identico lavoro. E anche la seconda riga è fatta e continuo così, sempre in maniera discendente, fino ad arrivare all'apice. State con me che adesso lo costruiamo insieme. E alla fine del nostro appiccicare quello che avremo sarà questo bellissimo e foltissimo, guardate che bello, albero di Natale. Potrete tirarlo, fargliene di ogni, non verrà via neanche un pezzetto. Adesso dobbiamo mettere il puntale. Una cosina così. Faccio un doppio nodo, faccio un doppio fiocco e lo appunto al centro. Mi sa di aver scelto il doppio fiocco, ragazzi. E allora, come lo faccio questo fiocchetto? Un'anza e un'altra anza, così. E poi un'anza e un'altra anza, così. A questo punto raggomitoliamo il tutto, prendiamo un laccetto e passiamolo due volte, chiudiamo il nodino, voilà, facciamo un doppio nodo per assicurarlo, ancora io sono attaccata alla matassa, mi stacco adesso. Sistemo veramente tutto per bene. Do un punto di colla sul nodino senza perdere altro tempo, vado a appiccicare il fiocco. Evviva, abbiamo anche il puntale, ma le decorazioni eccole, tanti pompon di diversi gradi di rosso ad adornare tutto l'alberello, e qui andiamo assolutamente a fantasia e andiamo a decorare il nostro alberello. Questo potete farlo anche con una colla acetovinilica facendovi aiutare dei bimbi.
non dimentichiamo il sonaglino che aggancerò anche con la colla a caldo, perché sulla stoffa la colla a caldo è davvero super duratura e quindi è il modo migliore per far restare tutto al suo posto. Voilà. E adesso però io voglio fare anche le frange. Possiamo farle o sempre in verde oppure con una lana di differente colore. Io voglio farla sempre in verde, a me questo colore piace molto e il modo di crearla è sempre lo stesso, quindi si mette il filo, si bloccano i capetti finali ripassandoci sopra e si comincia ad avvolgere. E adesso io arrotolo lungo tutto il righello, perché più lunga farò la striscia, più parte del perimetro riuscirò a coprire, stando attenta comunque a non sovraccaricare i bordi, perché sennò se sovrappongo pezzi di lana potrebbero non essere acchiappati dalla colla a caldo. Quindi vado e stringo, vado e stringo, vado e stringo. A questo punto, come prima, mettiamo la colla a caldo su tutto, facciamo partire proprio sulla cucitura la nostra frangia, quindi ritagliamo e voilà, guardate che bella, e continuiamo. Bene, facciamo questo con tutti i quattro lati e ci vediamo alla fine. E voilà! Abbiamo finito la nostra meraviglia. Adesso aspettate un attimo che lo riempia e dopodiché vi faccio vedere le foto. Ed è subito Natale anche nell'arredo di casa, ma senza cucire, con la colla. Non è fantastico? Pollice in su, condivisione, vi lascio le foto e ci vediamo subito dopo. Ciao, buona preparazione al Natale! Ora ditemi se non è una meraviglia questo bellissimo cuscino. In foto non rende bene per quanto è bello, a parte il fatto che suona, ma poi guardate che belle frange ricche, che morbidezza, che stabilità, guardate, guardate come lo maltratto, esce la lana. Ma non se ne toglie neanche un filo, resistente, bellissimo, decorativo e veramente stupendo. Se doveste comprarlo una cosa di queste, non stenterebbero a chiedervi 50 euro, non stenterebbero a chiedervelo in un mercatino natalizio. Questo è un regalo veramente bello da fare. Due fodere di cuscini ben fatte così sono davvero un bellissimo e pregevolissimo regalo. Bene, mi raccomando, pollice in su e condivisione per questo video del Natalone, e noi ci vediamo qua sempre per un prossimo video creativo. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, buona preparazione al Natale, ciao!